questo mondo, per non impazzire quando sentiamo che sparano ad un vescovo che ha preparato una parte del sinodo per ottobre sulla Chiesa dell'Oriente. Non dobbiamo impazzire, rimanere, trovare nel corpo la serenità dell'anima e dire: l'avete ucciso? Allora lui lavorerà con più forza dal cielo per la riuscita del sinodo in ottobre che il Vaticano sulla Chiesa dell'Oriente, visto che ha tanti problemi e ci sono tante ancora spaccature. È meraviglioso questo. Il Signore tante volte chiede il sangue. Non basta la parola, non basta la passione, passano i papi, passa la storia e ancora tante divisioni. Terzo millennio del cristianesimo e ancora abbiamo tante follie, tante pazzie, tante separazioni dentro i nostri stessi ambienti di fede. L'Eucaristia, allora, è la forza, è un'onda di luce che innanzitutto raggiunge noi, singoli pellegrini di questa terra, e attraverso noi raggiungerà gli altri. Perché se siamo qui 100, o ieri 300 o 400, usciranno da questa chiesa centinaia dei tabernacoli sulla terra, proprio così. E io ve l'auguro, come ho detto ieri, perché possiate trovare almeno qualcuno che si inginocchierà davanti a voi, non per adorare il corpo umano come si adorano gli attori, purtroppo oggi i giovani adorano i cantanti e tanti altri, no. Gente che si inginocchierà davanti a voi come si è inginocchiata davanti a tanti santi che camminano in mezzo a noi, come io mi inginocchio ogni giorno davanti alla mia madre, perché vedo in lei il tabernacolo vivente, vedo la santità, vedo il riflesso di Cristo presente in lei, vedo in lei il riflesso della Madonna. Voglio proprio che sia così. La grande mistica Santa Faustina Kowalska, nella sua umiltà, era anche ben consapevole cosa vuol dire partecipare all'Eucaristia. Diceva: è il momento più solenne della mia giornata quando mi accosto alla Santa Comunione. Per lei era veramente vivere la prima Santa Comunione. Per lei era veramente costruire il presepe nel suo cuore. Perché la messa è l'incontro con la presenza di Dio umile, che non vuole rimanere qui, che vuole entrare nel tuo cuore, nella tua famiglia, nel tuo lavoro, in tutti i luoghi dove la gente c'è, spiaggia o montagna, più alte cime, dove il venerabile servo di Dio Giovanni Paolo II ha avuto la gioia e la grazia di celebrare la Santa Messa. Il clima della Messa è fissato su Gesù che lava i piedi, è fissato su Gesù che si spoglia, non come si spogliano oggi nel mondo, degradando la dignità dell'uomo, si spoglia perché il suo corpo è puro, è santo e vuole con le sue vesti di grazia coprire la tua sporcizia e darti la sua grazia e vuole prendersi la tua sporcizia per sé. Questo ha detto Papa Benedetto XVI ai giovani 2 milioni
radunati a Colonia nel 2005. Qui avviene la radicale trasformazione, il cambio. Dammi la sporcizia tua e io ti do la mia santità. Questo è il mio corpo dato per voi, questo è il mio sangue sparso per voi. Non è legittimo celebrare la messa senza adeguati arricciamenti di speranza, di fede e di carità. Non è legittimo celebrare la messa con l'odio del cuore, con il rancore, con il risentimento, con pazzie, follie, ubriachezze, schizofrenie, l'egoismo. Sarebbe un tradimento, anzi è il tradimento. Forse ora è più facile capire per tutti noi, come disse anche Santa Faustina del Santissimo Sacramento, basterebbe una messa, una vera messa, una messa sinceramente sentita e profondamente partecipata per cambiare la vita a chiunque. Ebbene, Signore Gesù, facci dono di una messa vissuta così. Sia lodato Gesù Cristo.